E salve a tutti, let's player. Il mio nome è Fergamer85. Oggi siamo in questo nuovo video. Oggi, ragazzi, voglio. Sono tornato con un vecchio format, con un vecchio tipo di video che non facevo da un po'. Ovvero i video del mercatino. Ragazzi, l'ultimo video del mercatino che ho fatto è stato più o meno dopo che ho recuperato il Game Boy Advance. Che vi ho fatto vedere, l'ho recuperato. Avevo recuperato anche altra roba al mercatino. Oggi, ragazzi, essendo settembre, che non vado più a mare, oggi sono stato al mercatino di Nerto, sono stato, ho trovato qualcosa di dire epico, e forse dire poco, dire epico che forse è un cool, ma un bucio de culo che non avete manco idea, l'ho pagata pure poco, perché l'oggetto che vi andrò a far vedere costa, cazzo. Guardate cosa ho recuperato. Esatto, un controller a forma di volante. Questo controller principalmente serve per la PlayStation 2, questo tipo di controller. Però, ragazzi, io ovviamente avevo il vecchio adattatore, quello che presi tempo fa per far funzionare il pad della PlayStation 2 sul PC. L'ho attaccato, funziona una meraviglia. Inizio veniva 20, ma il venditore era lo stesso che, essendo che mi conosceva, era lo stesso dal quale ho preso il Game Boy, i Game Boy sia il Color che l'Advance. Mi ha detto: guarda, se vuoi te lo faccio 10, perché sei tu. Io, dammelo. Sono subito andato a casa a provarlo, perché essendo che non avevo il computer sotto mano, non potevo provarlo, perché lui mi disse: però fai attenzione perché non sono sicuro che funzioni, che non è neanche mio. Quindi non sono neanche sicuro che funzioni, perché io mi sono assicurato, ho detto: ma funziona? E mi ha detto: guarda, non sono sicuro, è meglio che lo provi e poi fammi sapere entro oggi magari. Così allora mi sono subito andato a casa, l'ho provato e poi sono tornato. E poi gli ho detto: funziona tutto, vi giuro ragazzi, questo è epico. Mo non ho tempo di portarmelo là sopra, penso pure domani mattina farò già tutto. E domani mattina lo porterò in camera mia. Per dire questo, ragazzi, questo gioiellino sarà veramente utile per quando dovremmo fare gameplay. Veramente, qui abbiamo il volante e qui abbiamo il freno e la marcia. Il freno e il coso e l'acceleratore. Non c'è, diciamo, il freno a mano, perché comunque no, questo è un modello che, diciamo, è vero, non è quelli ufficiali. Però comunque ottimo, veramente. E vuol dire, le condizioni sono ottime. È semi nuovo questa cosa, veramente. Non è stata mai toccata, non ci sono impronte, non c'è nulla sopra. L'ho pagato veramente pochissimo, 10 euro. In confronto a quelli che costano al giorno d'oggi, che quelli parlo che esistono per la PlayStation 3 e la PlayStation 4, che vengono più di 100 euro. Devo dire la verità che un mio amico ce l'ha uno di questi. Però è il modello quello ad attacco USB per la PS3, che funziona su PS3, però comunque pure questo non è male. Che poi veramente che funzioni tutto a dovere mi sorprende. Per dire, l'ho provato con diversi giochi, l'ho provato con questo, l'ho provato con Ridge Racer, l'ho provato con Crash Team Racing, l'ho provato con Gran Turismo. Devo dire la verità, ragazzi, tutto questo e Crash Team Racing sono una coppietta proprio vincente. Però dipende dall'emulatore che utilizzate, perché se volete utilizzare questo coso, questo volante, dovete per forza di cose utilizzare il PSX 1.13, ovvero l'emulatore che utilizzo io per farvi gameplay. Va bene, ragazzi, questo veramente era un grande ritorno al mercatino, era un grande ritorno dei video del mercatino, perché non ne facevo. Ne facevo da tanto, tanto tempo, perché non vi dico quanta roba ho recuperato i mercatini. Che non vi ho mai fatto vedere, purtroppo, perché non era proprio roba interessante, a parte i Game Boy. E questo non era proprio roba interessante. Ho recuperato giusto un gioco della PlayStation 2, ovvero Max Payne 2 in versione Platinum. The Fall of Max Payne si chiama, che è un bel gioco, però alla fine per un semplice gioco non ne valeva la pena mostrarlo. Invece questo, cazzo, cioè vi dico, 10 euro l'ho pagato. E per quello che costa, porca miseria, un coso simile.
Veramente l'ho già fatto vedere a Maestro Gamer, a Luxray, e loro sono rimasti proprio stupiti perché, soprattutto Maestro Gamer che mi ha chiesto: ma quanto l'hai pagato? E ho detto 10 euro, proprio non ci credeva. Vabbè ragazzi, comunque io vi dico, dicendo ragazzi che mi stava cadendo la telecamera, mi stava cadendo la PS Vita. Stavo dicendo, allora, aspettatevi comunque che io devo ancora caricare un altro game. Devo caricare gli ultimi due episodi di Rayman e devo caricare anche il vlog che ho registrato stamattina. Può essere il vlog, ma lo metto e lo carico. Però comunque dovete aspettare un altro poco perché ci sono ancora tanti video che devo fare, montare, registrare. Comunque fatto sta che mo, comunque nel video che andrete a vedere del vlog vi spiegherò, ora che è arrivato settembre, come sarà strutturato, diciamo, la sequenza di uscita dei video. Io ragazzi, se questo video vi è piaciuto, vi ricordo come sempre di lasciarmi un commento, un like, continuate a iscrivervi al canale, commentate, condividete, noi ci rivediamo al prossimo video.